Bentornati a TG2 Costume e Società. Lo scozzese, o se preferite il tartan, domina nel guardaroba di lei e di lui, con una moda dove tutto quadra. Daniela Colucci. Il richiamo è alla Scozia delle Highlands, terre di montagne, pascoli e cornamuse. E in questi luoghi celtici raccontati da Hollywood in film come Braveheart, che l'eroe nazionale William Wallace nel 1200 umiliò gli inglesi con un esercito di soldati in gonnellino. Kilt, righe e quadretti vivono in simbiosi con il tartan, tessuto di lane colorate da abbinare a calzini e scarpe di pelle non conciata. I fan dello scozzese sono infiniti, dalla regina Elisabetta, che ha in esclusiva il Royal Stuart Tartan, a sua nuora Kate, che l'ha indossato in più di un'occasione. Ha conquistato il grunge, il punk, stilisti come Vivienne Westwood, persino cartoon come Candy Candy. Oggi il tartan è sempre più presente nell'armadio di lui, con pantaloni, cappotti, giacche ricercate, effetto 3D. Come togliere a righe e quadretti quell'alone di classicità? Ma usando delle texture più raffinate, più sottili, evitando l'effetto troppo ruvido. Il moderno dandy indossa tagli sartoriali, revera lancia, bottoni di gusto militare. Il pantalone jogging ha la culisse e una vestibilità asciutta. Ottimi i contrasti, rosso e nero vuol dire chic. Che sia in mohair con trama di ciniglia, check marroni e beige, quadro mosaico, il gilet va moltissimo, mono o doppio petto. Diventa arte a portée con stampe che sulla schiena richiamano le opere del futurista Gerardo Dottori, questa è Incendio Città. Sul davanti tartan di cashmere pettinato con asole fatte a mano. E se arriva lei, è scozzese mania, sa va sandir. La gonna a tubino black and white si accosta alla camicia di taglio maschile, mood bon ton, decolleté T-bar iper femminili. Momento boom per il kilt con le ragazze che amano il rock style. I colori moda sono il blu elettrico, il lime, il rabarbaro, il magenta, il blu oltremare con riga curcuma. Il resto lo fa il chiodo in pelle lavata, tamponata a mano. Sciarpe, pochette, cravatte, anche gli accessori sognano la Scozia. Ma come si combinano con il tartan? Sicuramente gli accessori con il tartan si sposano in maniera molto naturale. Noi abbiamo deciso di creare un lato A e un lato B. Un lato A con una fantasia check, con un quadrettato tartan, e un retro invece neutro, colorato, per poter donare comunque un'alternativa nel caso di un abbinamento audace. Stampe plaid, Principe di Galles, visci rivisitato, pied de poule, dalla giacca al pantalone tutto quadra, regalando una moda un po' pop, un po' retro, elegante e contemporanea.